invito e l'organizzazione e aver centrato il tema. Il tema è questo che mi ha appena domandato la giornalista, perché avete toccato negli interventi prima delle cose che mi pareva di rientrare negli anni. Ho detto, fra un po' arriveranno Pasella e Zucca, li vediamo nella porta, ho detto, è un incubo. Io non ero allora amministratore, ma le ho vissute quelle esperienze e credo che abbiamo davvero sbagliato. Io credo che si debba provare ad invertire, parlando di che cosa vogliamo fare. Intanto credo che quando noi dobbiamo amministrare, come dire, o candidarci o proporci per amministrare le nostre comunità, dobbiamo avere una sola faccia, che in politica in questi tempi siamo tutti con 18 facce, non una sola, e parlare e dire quello che si pensa e avere in mente, a mio avviso, un progetto, oltre che l'amore per la nostra comunità, avere un'idea di sviluppo, un progetto, perché se non si ha quello e non si ha questo bene, io credo che stiamo come amministratori fallendo in partenza, specialmente in un politico che mi ricordava dove davvero dobbiamo stare attenti a come spendere il denaro pubblico. Dunque, tanto volontariato. Io credo che abbiamo bisogno di avere un progetto credibile, attuabile, che sia anche dinamico, cioè che sia facilmente realizzabile, cioè non un progetto, come dire, dobbiamo vedere sì molto lontano, ma dobbiamo fare anche dei pezzettini che siano, come dire, digeribili, chiamiamoli, in una legislatura, per poter vedere un risultato, un qualcosa di che la popolazione capisca che siamo in grado di aver svolto il nostro ruolo nel migliore dei modi, e che il compito, al di fuori di quando ci fanno il promosso bocciato dopo per le elezioni, però che qualcosa abbiamo lasciato. E questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Io credo che siamo rimasti i sindaci, quelli più legittimati oggi della politica di frontiera, essere lì a dire tutti i giorni, a rispondere, a fare sportello a chi ti chiede quali sono i problemi, anche alla luce dei tagli che non facciamo noi, che ci fa una regione, che ci fanno le province in poco che esiste ancora, che ci fa lo Stato, e che se non stiamo attenti l'unico vera fonte di, come dire, di sviluppo dove poter attingere i fondi è l'Europa. Se non stiamo attenti a come gestire quei fondi, e su questo ad oggi mi pare che stiamo dimostrando una grande incapacità di gestione di questi fondi europei. Io non vado a tentativi così di trovare responsabili, perché di questo evidentemente si farà in altre sedi, in altri tavoli, però io credo che se non abbiamo la capacità di spendere quelle risorse nel migliore dei modi per rilanciare i nostri territori e le nostre comunità, io credo che non ci sia bisogno in questo momento di riprendere tanto la parola parco o che cosa. Io credo che serva un progetto di sviluppo per l'area Gennargentu. E se puntiamo a fare il progetto di sviluppo, io ci sto. A perdermi nelle cose che ho sentito, che è stato anche piacevole sentire, sviluppare, non me ne può fregare di me. Io credo che il nostro compito oggi sia costruire un bilancio delle nostre comunità, del comune. Io credo che i colleghi sindaci si cimentino come me sempre su questo, e utilizzare al meglio i danari, avendo il coraggio di scelte lungimiranti e rispettose delle regole, cosa che oggi spesso sta mancando, rispetto delle regole che la politica ti dà. Io credo che mi piacerebbe pensare a un consiglio regionale della Sardegna, dove veramente sia il luogo dove si producono le politiche di sviluppo e non cosiddetti gli spiccioli inganni che tutte le volte ci troviamo. Io credo che dobbiamo ripensare a cose normali. Quando io dico di cose normali per persone normali, io credo che mi medesimo a quello che è il mio ruolo al Comune di Villa Grande, a quello che tendo di fare, anche parlando di politica di sostenibilità ambientale. Una zona PIP, che adesso sarebbe bella parlare di zona ecologicamente attrezzata, viene definita così, no? Quando penso che dall'area Gennargentu, in tutto il versante dell'Ugliastra, le acque vengono raccolte dal Bamugeris, poi sotto vengono raccolte dalla Santa Lucia, e penso che ho presentato un progetto di risanamento di questi due laghi per anticipare quello che è poi il danno che su quei laghi possono subire dall'inquinamento dalle aree attorno, e mi vedo e mi sento dire: guarda che quelli sono gli unici che sono il meno peggio, sono più sani di altri, dunque dobbiamo dare precedenza a quelli che sono maggiormente inquinati. Io credo che se vogliamo dare risposte alle nostre comunità dobbiamo iniziare a pensare a quello che possiamo fare subito.
Subito cosa dobbiamo fare? Io parlo per l'Ogliastra, per quello che conosco di più, ma parlo di Villa Grande per intendere il versante del Gennargentu che mi riguarda, e penso a la Villa Grande Tortoli, di cui quei 10 milioni di euro sono, io non sentivo parlare del ragazzino, come sentivo parlare del ragazzino del paese, ancora così. Sento, dal 2004 Villa Grande ha avuto una grossa disgrazia, un alluvione, dove sotto il cappello dell'emergenza, nel 2004, emergenza, dovevamo spendere 10,4 in una prima tranche, altri 6 in una seconda, dunque siamo sui 16 milioni di euro che ancora non abbiamo speso, e il paese non è in sicurezza. Allora, perché si spopola i nostri paesi? Almeno questi motivi non li dobbiamo dare, perché nelle nostre comunità uno deve vivere meglio se vuole stare in nostra. Se uno vuol vivere a Lodine deve vivere meglio, deve avere l'asilo per il bambino, deve avere il bambino che impara l'inglese come lo impara a Cagliari o come lo impara da altre parti del mondo. Se non siamo in grado di fare questo nel nostro piccolo amministratore, abbiamo fallito la missione, e questo secondo me è l'obiettivo principale che ci dobbiamo porre. Io credo che ci sia una difficoltà non solo politica, io credo che la regione debba rivedere anche una rosa di funzionari in grado di spendere le risorse pubbliche. Perché quando dico in grado di spendere, non spendere male, ma io penso alle agenzie regionali, al fallimento di queste agenzie, a quella dirigenza che hanno queste agenzie. Penso ad Argea, che è un ente che non è pagatore, per chi conosce il mestiere di quelle delle cose che sto accennando a parlare, ma è un ente che fa istruttorie e che può decidere le sorti dei nostri territori. E io sfido la regione a trovare una rosa di funzionari in grado di dare risposte certe e di definire il progetto e di capire se quel progetto è un progetto che in quell'area è valido, è realizzabile o non è realizzabile. Chi è che istruisce? Chi è che dice? Allora io credo che oggi ci dobbiamo trovare, scusate se sto parlando molto rapidamente per dire proprio a slogan delle cose, ma le reputo importanti. Secondo me noi, classe dirigente, nel nostro piccolo, nei nostri territori, dobbiamo oggi pensare alle politiche del 2014-2020, dove Massimiliano si può inserire il progetto di sviluppo, in quelle politiche, dove i GAL possono davvero diventare oggetto e agenzia di sviluppo nei nostri territori, perché i GAL sono il pubblico e sono il privato, e sono l'Europa che ti dice che quei fondi possono essere. Ovviamente bisogna anche lì decidere la capacità di spesa, quali sono le regole che dà l'Europa. Io non ne vedo regole in Europa, che dobbiamo andare a parlare in Europa e dire che le regole nuove che andiamo a scrivere, perché guardate che siamo nel 2013, non abbiamo ancora speso i fondi della vecchia programmazione 2007-2013, siamo in ritardo di brutto. Stiamo andando a ridiscutere 2014-2020, o abbiamo la capacità di sederci in quel tavolo e dire: guarda che nell'area Gennargentu ci sono gli usi civici, c'è un tipo di agricoltura, c'è un tipo di pastorizia, c'è un tipo di cosa che, se vuoi partecipare a quei bandi, devi mettere le condizioni prima per non essere esclusi. E siccome non mi piace, come dire, parlare delle cose senza proporre nulla, io credo che un'idea valida sia scrivere una misura per queste aree, una misura che stia all'interno del piano di sviluppo rurale, specifica, dove queste aree non devono concorrere con altre aree, come dire, più forti, tra virgolette, anche se la guerra è comunque tra poveri. Perché realizzare un qualcosa, una strada, una viabilità nell'area Gennargentu, chiamiamola così, ma non credo che sia di meno d'Orgaglio, o se ci spostiamo in altre aree ci siano quel tipo di difficoltà. Io credo che dobbiamo abituarci a proporre un qualcosa, partire dal basso realmente, proporre qualcosa. Proviamo a scrivere, io rilancio la proposta di Massimiliano, proviamo a riunire quelle comunità attorno al massiccio Gennargentu e provare a scrivere un qualcosa che ci porti ad avere un risultato immediato, realizzabile, non a parlare di cose che poi rischiamo di mettere talmente tante cose che diventano i classici accordi di programma che i politici hanno fatto fino adesso e che non hanno mai avuto copertura finanziaria certa. Grazie.